Innanzitutto, la sconfitta del Partizan è per tutti gli appassionati di basket da festeggiare, sia per la partita, sia perché il Partizan decide di raccogliere somme ingenti di denaro, ok, per andare a fare una lista di giocatori, devo dire anche abbastanza casuale, distribuendo gentili favori a ogni singolo agente. E allora festeggiamo la loro sconfitta, perché non è che Appoggio morbido. scelgo Bradovic come allenatore che sappiamo cosa può esigere un suo giocatore. 10 su 12 non c'entrano nulla con il basket di Bradovic, e infatti giocavano quasi con l'ansia dicendo: ma io non ci arrivo. E allora, benissimo, ripeto, festeggiamo la sconfitta del Partizan.